Ciao ragazzi, bentornati su El Shaddai. Iniziamo il capitolo 4 che a livello di design è sicuramente il mio preferito. Premetto che dividerò questo capitolo 4 in due parti perché verrebbe altrimenti un po' troppo lungo e mi rendo conto che già guardare un video di 30-35 minuti è tanto. Caricarne uno che dura sui 40 non lo guarderei neanche io. E quindi lo dividerò in due. Allora, essenzialmente per andare avanti, come avete visto, ci troviamo in una zona circolare, insomma, che non sembra esserci una via d'uscita. Dobbiamo entrare in queste specie di stanze. Ognuna di esse ci catapulterà in uno scenario dove sono presenti i Nephilim. Nephilim che sono sotto la protezione di Sariel. Qui infatti siamo al secondo piano della torre dei vigilanti ed è il piano di Sariel. Questi qua che saltellano sono i Nephilim che, come abbiamo visto, sono il risultato dell'unione tra gli angeli caduti, ovviamente, e le donne umane. Ecco qua. Questo capitolo è quasi tutto concentrato su fasi platform. E come vedete, cioè, a me piace da morire. I colori, lo stile. Lasciamo perdere il fatto che sembra una rincoglionita qua con i comandi. Perché non avendo anche l'arch si fa un po' fatica con i salti. Dai, vediamo se adesso ce la faccio. Dai, 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 ce l'ho fatta. Questi sono gli stessi nemici, insomma, che abbiamo già visto nel capitolo 3, se non ricordo male, però sono le anime legate in qualche modo a Sariel, sono le donne di cui esso era innamorato, innamorato, fra virgolette. In quanto lui è innamorato dell'amore in sé, ma non di qualcuno in particolare. Ecco qua. Qua piove. Ma ci hanno preso. Anche in questo capitolo ci saranno diversi collezionabili, se non sbaglio, tre liberi e come sempre un livello oscurità. Sarei tentata di prendere l'arce, però meglio che mi tengo il Gale per i fantasmi, così posso colpirli da lontano. Perfetto, saltiamo. Purtroppo una cosa, diciamo, un po' brutta, fra virgolette, che succederà appena faremo fuori Sariel è che i Nephilim, essendo sotto la sua protezione, in qualche modo, insomma, scompariranno. Ma questo lo vedremo piano piano andando avanti con il capitolo. Ecco, ogni fase di questi livelli si concluderà allo stesso modo, cioè venendo mangiati dai Nephilim. Qua, come sempre, le alternative sono due. Questo obiettivo che ho appena sbloccato è abbastanza semplice, diciamo, fra virgolette, ed è quello di farci distruggere un'arma.
qua come una scema pensavo che la parte centrale fosse oscurità e che se ci prendeva ci faceva male. Alla fine è proprio il design del livello, quindi andate tranquilli. Allora, una cosa che ho capito lottando contro Sariel è che rimane scoperto per qualche secondo dopo aver fatto uno dei suoi attacchi, e in quel momento noi possiamo andarci accanto per attaccarlo. Se volete potete fare così come faccio io, che lo schivo proprio andandoci vicino, così lui ci sferrerà un calcio e poi abbiamo la possibilità di attaccarlo. Lui se ci prende ci fa abbastanza male, con un colpo infatti ci ha distrutto abbastanza l'armatura. Se volete potete insomma tagliare corto, comunque ve le fate suonare, ecco, se non volete stare lì insomma a dargliele. Certo, c'è più soddisfazione nel dargliele che farcele dare, ma è uguale. Allora, ogni volta che finiremo uno scenario nella zona qua centrale compariranno dei nemici, potete farli fuori molto velocemente, quanto non sono particolarmente difficili. L'unico problema è che ne compariranno più di due, se non ricordo male. Mi raccomando, disarmateli sempre, anche se comunque questo tipo di nemico è rompiballe anche senza armi, come potete vedere. Oh, ecco gli occhi della verità. Bene, facciamo fuori questo collarcio, visto che siamo più avvantaggiati con l'arma. Anche se mi sembra che di più le abbia prese quelle con la veil. Comunque, andiamo a prendere l'energia vicino a Lucifer. Energia più che altro la... andiamo a ripristinare l'armatura. Ecco, andando indietro, non mi ricordo se alla fine dei vari scenari insomma che andremo a fare ci sarà uno dei collezionabili che riguardano i livelli dell'oscurità, però appunto non mi ricordo quando compare esattamente, quindi ci andrò, insomma, ci andrò a controllare sempre. Eccoci qua di nuovo in un'altra fase platform abbastanza rompiballe, e qua, se non ricordo male, dovrebbero esserci due liberi. Mi sembra. Andando avanti vedremo. Non mi sono ancora arrivati i libri che ho ordinato in biblioteca, mi sa che se ne parla la settimana prossima. Ma comunque concentriamoci su, insomma, sul design del livello, cioè è una cosa troppo bella, troppo bello, almeno per i miei gusti. Mi piace molto i colori, come ho già detto, ma proprio la, cioè sembra molto bambinesco come livello, in quanto secondo insomma quello che ho capito io i Nephilim comunque vengono rappresentati con un carattere così abbastanza docile, anche se gli arcangeli ne parlano in modo insomma abbastanza brutto, sia gli arcangeli che i liberi.
Allora, questa parte l'ho odiata particolarmente perché ho girato tantissimo, tantissimo vuoto. In pratica, quello che dobbiamo fare è trovare il modo di avere la parte, diciamo, aperta tutta sulla destra, in modo da poter continuare nel livello. E per farlo dovremmo tecnicamente salire qui su. Però io sono proprio negata per queste cose, cioè non riesco proprio a farle. Non riesco. Infatti adesso ci starò un bel po'. Ed è una cosa che detesto. Come vedete, siamo al punto di partenza alla fine. Ok, ho tagliato perché dire che ci sono stata mezz'ora abbondante sarebbe come esagerare, ma purtroppo non esagero. E quindi per evitare di farvi vedere me che giravo vuoto continuamente, ho preferito tagliare. Facciamo fuori questi nemici. Guardate che bellini nei film che giocano. Ok, qua ci dovrebbe essere il primo libero. Dovrete avere un ottimo tempismo, in quanto se i Nephilim vi beccano nel momento sbagliato, con quel cubo vi butteranno giù. Ecco, qua ci dice che cosa sono i Nephilim. Come vedete, ne parlano in modo negativo, dicono che la loro anima è falsa, sono degli abomini e quando verranno distrutti gli angeli caduti saranno distrutti e scompariranno anche essi. Ma già con la distruzione di Sariel una buona parte di Nephilim verranno a mancare, perché appunto sono sotto la sua protezione. Un po' mi fanno pena. Un po' meno quando vedrete come si trasformano, quanto si divorano l'un l'altro. Beh, sono caduta. Qua c'è soltanto questo da prendere. Però non lo prendiamo perché tanto per il momento non è essenziale, in quanto ancora dobbiamo sbloccare la barra turbo, che se non sbaglio dovrebbe sbloccarsi anche alla fine di questo capitolo. Finalmente, in questo quarto capitolo, lotteremo contro il primo angelo caduto. Qui non dovremo farcele suonare, ovviamente, perché se moriremo sarà game over. Ah, ci hanno beccati. Basta scuotere l'analogico e siamo a posto. No! No, brutta roba. Ok. All'inizio, la prima volta che ci ho giocato, mi sembravano note ste cose, però poi guardandole bene. Ok, fine secondo stage. Chiamiamoli così, dai. Ecco qua un Sage. Dovrebbe essere un Silver. Ok, purifichiamo l'arma.
che ovviamente è più efficace. Vabbè, loro devono spezzare sempre la guardia. Devo dire che sto rivalutando il Gale come arma. Non mi ricordavo che fosse così comoda, cioè mi ricordo che la prima partita mi sono trovata davvero male. Ma davvero. Perfetto, salviamo. Vediamo se c'è il livello dell'oscurità. Non ancora. Allora mi sa che è alla fine, dopo aver fatto questo ultimo stage. Ecco qua Ezechiele. Ovviamente lui, anche se abbiamo fatto il suo piano, non l'abbiamo ancora fatto fuori, ma abbiamo fatto fuori soltanto i suoi maialini. Adesso per proseguire dobbiamo uscire da questa dimensione che ha creato. E poi possiamo proseguire il gioco. Fate attenzione perché ha questi attacchi che sono una cosa micidiale se vi prendono. Però è abbastanza semplice capire dove cade, perché appunto la zona diventerà rossa. Ci sarà un'ombra rossa. Poi fa anche lo scatto in avanti. Sta panza. Lui è particolarmente potente, infatti anche se provo a farlo fuori, mi sa che alla fine me le suonerà. Anche perché non riesco mai a fargli, insomma, cadere la guardia. Ecco, me le ha suonate. Madame. Vediamo se c'è qualche ripristino dell'armatura. Ma a quanto pare no. Vabbè, se facciamo fuori i fantasmi loro ce la daranno sicuramente. Arrivato a controllare giù per sicurezza, ma neanche adesso. Niente, allora ormai è sicuro al 100% che il livello oscurità comparirà dopo. Dopo aver fatto fuori questo stage. Ecco qua. Oh, grazie, che bella, insomma, complimento. Qua state attenti che se vi prende con uno di questi cubi vi fa volare. E stiamo attenti anche qui, in quanto, come sempre, queste cose galleggianti cadranno dopo che ci avremo messo il piede sopra. Ah! Impedita proprio. Ok, piano piano. Oh, sono sicuro. Che carine però. Ne voglio uno. Però in questa versione ovviamente, non in quella che vedremo alla fine del capitolo. Vabbè, ma come sono furba. Allora, qui se non ricordo male ci deve essere un altro libero. Un po' più avanti. Via via, stai lontano da me. Aia.
Ancora. Sbrigati. Facciamo lo scatto. Ok. Via. Perfettissimamente. Tecnicamente ancora non ci servono le sfere, però prendiamo lo stesso. Ok, qua ci sono sempre gli arcangeli che ci danno i suggerimenti su cosa fare. Qua per salire, come avete visto, c'è un Nephilim che ha attaccato un palloncino. Beh, dobbiamo... No, non è adesso che dobbiamo salire sul palloncino, scusate. È più avanti. Perché mi ricordo che c'è una parte dove si sale col palloncino, ne sono sicura. Riposa in pace. Quest'altro obiettivo lo sbloccherete, o trofeo comunque lo sbloccherete facilmente nel corso del gioco. Ed è... ecco qua è libero. Ed è niente, quello di far fuori 40 fantasmi, se non mi ricordo male. Ecco, qua ci parla di tutte le donne che, insomma, sono rimaste affascinate, ammaliate da Sariel, ma esse non avranno il perdono. La loro anima non potrà redimersi. Oh, ecco la parte dove dobbiamo saltare sul palloncino. Ricordavo che c'era... Qua... No, non si può andare. Perfetto. Andiamo su. Se non si cade. Facciamo fuori i nemici che si parano davanti alla nostra strada. E continuiamo. Ok, stiamo per finire anche questo capitolo, ragazzi, ci becchiamo alla seconda parte del capitolo 4. Grazie per averci seguiti, alla prossima. Ciao ciao! Thank you.